Uomini e lupi è stato il penultimo appuntamento della rassegna teatrale Restart organizzata dall'amministrazione comunale di Soverato, in particolare dal consigliere delegato al turismo, cultura e spettacolo Emanuele Amoruso, che ha dato spazio a grandi nomi dello spettacolo ma anche a compagnie locali. Sul palco l'attore soveratese Mario Marascio, che in un intenso monologo ha portato in scena due personaggi, due uomini soli tratti da La casa degli alveari di Italo Calvino e Il racconto del lupo mannaro di Tommaso Landolfi, due storie che si intrecciano e si incontrano nella solitudine dei protagonisti e nella fantasia che contraddistingue i loro racconti, come spiega il regista Massimo De Pascale. Trattiamo le tante facce della solitudine, l'aspetto fantastico, la dilatazione fantastica della solitudine su personaggi che sono soli e che attraverso la parola amplificano e dilatano fantasticamente la solitudine. Teatro puro, con una partitura corporea dell'attore, una partitura sonora con richiami alla natura e una partitura cromatica con evidenti e suggestivi cambi di luce. Si tratta di due personaggi diversi tra di loro, ma legati da questo filo conduttore della solitudine. È una solitudine che loro vivono da soli, ma in costante compagnia di un'ombra. Nel primo caso si tratta di un'ombra tragica del suo passato, nel secondo caso invece è più che un'ombra, è un funesto splendore. Nel primo caso si ha a che fare con un uomo che si è rintanato a vivere da solo, nel secondo caso invece un licantropo e il suo strano ma curioso rapporto con la luna. Rossella Galati per la CNews 24.